Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sapete una cosa? Fa molto caldo. È giovedì e oggi ci sono fuori 39 gradi circa. Siamo in provincia di Pavia, quindi siamo qua al nord. Sapete, oggi giovedì e domani venerdì hanno messo le temperature più alte di quest'estate. E quindi, ragazzi, non ve lo faccio qua il video, ho deciso adesso. Vado in strada in moto a farvelo. E prima, però, ci vuole l'abbigliamento adatto per questa giornata così afosa. Quindi, ragazzi, prendo i vestiti e ci vediamo in strada. Ok ragazzi, allora andiamo, però prima, allora la tuta direi di lasciar perdere perché è pesante, la giacca di pelle fa sudare, quindi ragazzi andiamo in maglietta. La paraschiena anche qua è estate, fa caldo, paraschiena poi è anche abbastanza scomodo. Lasciamo stare anche la paraschiena. Guanti, ragazzi anche qui 38 gradi, 39 con i guanti. Facciamo un po' ridere, quindi niente. Direi di prendere giusto il casco e ragazzi andiamo, dai. Come dite? Non è l'abbigliamento giusto? Ovviamente ragazzi non era l'abbigliamento giusto, l'intro da film di serie Z mi è servito però per introdurre un argomento che mi sta molto a cuore, soprattutto in questi giorni da quando è iniziato il caldo e sicuramente su Instagram avete visto molti post relativi appunto ai motociclisti comunque morti e quindi ci tenevo a fare questo video per parlarvi di questo argomento. Prima di partire, di mettere in moto, sapete che ho scelto appositamente questo giorno per fare questo video, era da una settimana che si parlava di queste due giornate, giovedì e venerdì, come i giorni più caldi dell'estate. Ci sono attualmente, ve lo faccio vedere dal telefono, ci sono attualmente qua 39 gradi, ragazzi, fa caldissimo, si muore, eppure vi dicevo, ho scelto questo giorno apposta per parlarvi di questo argomento che, ripeto, mi sta molto a cuore. Indovinate un po' di cosa andiamo a parlare oggi? Delle protezioni da usare in moto, sicuramente l'avrete capito un po' tutti. A chi è rivolto questo video? Ovviamente a chi deve magari comprarsi una moto, comunque a quelli ragazzi nuovi che magari si sono appena comprati una moto. E questo video ovviamente è rivolto per loro, i più esperti, magari per chi è in moto da anni e anni, non c'è bisogno che dica queste cose, che se le sentono dire. Comunque, parliamo appunto di protezioni in moto. E nello specifico protezioni in moto quando fa caldo. Perché ne parlo? Perché da quando è iniziata l'ondata di calore, da quando è iniziata l'estate, più o meno 2 settimane fa, questo ci fa passare anche se la precedenza è sua. Comunque, da quando è iniziata appunto l'estate, ci sono state una serie pazzesca di incidenti in moto, soprattutto di incidenti finiti poi con la morte del motociclista. Alcuni di questi incidenti ve ne ho parlato sulla pagina Instagram e pensate che io vi ho parlato di penso 5-6 incidenti mortali. In totale ce ne sono stati in una sola settimana, da quando è iniziato il caldo, quindi inizio mese, ce ne sono stati mi sembra 40 incidenti mortali in moto. Da quella settimana in poi ce ne sono stati mi sembra un'altra ventina. Quindi ovviamente non li ho contati tutti uno per uno, ma siamo attorno ai 60 incidenti mortali in moto in 2 settimane che è iniziata un po' l'ondata di caldo. Alcuni di questi incidenti sono andato a vedere i profili dei ragazzi, perché molti erano ragazzi coinvolti, e ho notato che postavano foto dove andavano in giro senza protezioni. E quindi mi è sembrato giusto fare questo video rivolto appunto ai più giovani soprattutto. Parliamo appunto delle protezioni in estate. Le protezioni, ragazzi, non sono un optional, non dovete pensare ah mi compro una moto, poi in futuro mi prendo le protezioni, mi prendo i guanti, mi prendo il casco, magari un po' alla volta, no? Magari una prima volta inizio col casco, poi dopo un mese metto via i soldi. Prendo la giacca, poi se riesco prendo il paraschiena. Ragazzi, le protezioni vanno comprate prima della moto e non mi riferisco al casco. Ovviamente poi si sa, le protezioni hanno dei costi esagerati, però sono fondamentali, quantomeno iniziare col prendere casco, un paraschiena, dei guanti e una giacca che sia di pelle o in cordura, comunque una giacca tecnica. Queste cose sono le cose principali, fondamentali da avere ancora prima di salire su una moto, perché sono quelle che vi salvano la vita. Poi
Ovviamente possiamo parlare di altri accessori come, vabbè, ovviamente le scarpe, gli stivali e magari una tuta completa, magari dei pantaloni tecnici. Ma prima di tutto, ragazzi, casco, paraschiena e guanti e la giacca. Dicevo, questo non è un optional, considerate che i costi sono ovviamente, diciamo, abbastanza alti, poi possono variare in base un po' a cosa andate a comprare. Io ho cercato su Amazon quello che sono un po' i migliori articoli che potete acquistare, appunto secondo quello che secondo me è il miglior casco che si può acquistare su Amazon, miglior paraschiena che c'è su Amazon, come rapporto qualità prezzo, quindi non è roba top di gamma. In genere quelle che vi ho lasciato sono articoli midi di gamma che su Amazon ovviamente sapete risparmiate, e ve li lascio linkati in descrizione di questo video. Quindi se appunto dovete acquistare una moto, se dovete comunque rinnovare o comunque comprare delle protezioni, ragazzi, seguite il link e quelli possono essere degli articoli ottimi appunto per la vostra salvaguardia. Come casco ho messo appunto abbastanza costoso, 400 euro, avete visto l'X-Lite, però ragazzi, sul casco è la prima protezione, quindi non fidatevi di caschi magari che anche su Amazon vengono 100 euro, magari anche guanti che vengono 20 euro, o le giacche magari in materiali strani che vi spacciano per pelle, che costano magari poco, magari non so, anche lì un centinaio di euro, ma acquistate roba di marca soprattutto e non guardate il prezzo basso, perché le protezioni sono la prima cosa che dovete avere in moto. Poi ragazzi, dovete mettervi i soldi per quello soprattutto, cioè dovete avere i soldi per le protezioni. Poi vengono cose come gli accessori della moto, quindi scarico da cambiare sulla moto, portatarga, frecce, quello che volete, ma prima cosa dovete pensare di investire sull'abbigliamento. E questo abbigliamento dovete usarlo anche d'estate, perché so che d'estate è brutto usare l'abbigliamento tecnico, perché comunque fa abbastanza caldo, anche se vi dirò la verità, adesso ci sono 39 gradi, 40 gradi, sto andando a 55 all'ora per fare il video e vi dico, non è che sto morendo di caldo, però se fate un tragitto lungo, vi fermate magari in città, effettivamente fa caldo, sudano le mani, suda la schiena, insomma sapete a cosa mi riferisco. Però dovete usarli, non ce n'è, cioè prima di tutto per una questione vostra, poi comunque non ci fate una bella figura a girare in maglietta, pantaloncini e in scarpe magari anche aperte, cioè nel senso, anche se incrociate un'altra moto e vi fate vedere in giro in quel modo, insomma non ci fate una bella figura, neanche se arrivate in cima al passo conciati in quel modo. Ma soprattutto ragazzi, la vostra sicurezza, cioè che faccia caldo, che faccia freddo, dovete sempre avere su le protezioni. E questo ci tengo a dirlo, perché sembra una cosa scontata, alla fine, oddio, io ne parlo anche abbastanza tanto su Instagram, però noto anche quando mi inviate le foto da mettere nelle storie della pagina, avrete visto che spesso metto gente in maglietta che impenna, va in giro in moto in pantaloncini, e ragazzi è vero che nessuno vi obbliga alla fine, perché non c'è una legge che vi dice dovete mettervi i guanti, non è in Francia per esempio, c'è una legge dove dice che i guanti quantomeno sono obbligatori, qua in Italia c'è solo il casco obbligatorio, quindi nessuno vi obbliga. Però sicuramente mettendo l'abbigliamento tecnico si possono ridurre gli incidenti, almeno quelli gravi, quelli mortali, perché ragazzi, se cadete anche solo a 30 all'ora e strisciate per terra vi aprite un braccio, se non peggio, quindi assolutamente le protezioni dovete averle sempre su. Quindi è stato un video abbastanza breve. Adesso io sono uscito anche per approfittarne e andarmi a prendere l'obiettivo nuovo per la mia Canon. Mi sono preso un bello obiettivo fisso 50 mm f1.8 da sostituire. Ragazzi, apro una parentesi, se acquistate una reflex cambiate subito l'obiettivo 18-55 per fare delle foto, perché è un obiettivo che fa un po' tutto, ma se volete qualcosa che faccia veramente belle foto, belle inquadrature, acquistate obiettivi fissi 35 mm 50 mm. Chiusa parentesi, ho divagato, dicevo appunto, possiamo finire qua anche col video, volevo solo dirvi questo. Ovviamente non cambierà
cambierà poco nel quadro generale, nel senso molti che vedranno questo video non cambieranno idea solo perché ve l'ho detto, però essendo anch'io comunque una pagina di moto, ci tengo comunque a fare un po' di sensibilizzazione sull'argomento, mi sembra giusto, mi sembra anche doveroso da parte mia farla. Quindi ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, ci sono dei rumori interessanti al riguardo di della nuova Ninja 250 e di un probabile R250 della Yamaha, quindi lì ci vedremo alla scrivania come al solito. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate il solito mi piace, iscrivetevi al nostro canale YouTube, quello Instagram, il DNA del biker ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!